Oh, che bello lei! Parlami del tuo lavoro. È un galletto, a Boichese. È un galletto, due gallette. Due gallette a Boichese. Ora vede lei. Conoscete la storia di Ballarò? Dai, salva, va. Ok, la potete raccontare? Racconta, è un mercato storico di Ballarò. Viene dai tempi di arabi. Mm-hmm. Che Ballarò si dice arabo come regola, okay. Questo di qua. È un mercato fatto di arabi. Un mercato storico. E voi da quanto tempo lavorate qui? Ma una vita, ci siamo nati. E che cos'è Ballarò per voi? Tutto, la nostra vita, la nostra mamma, Ballarò. Va bene, grazie. Grazie a voi, i suoi difetti, ma è Ballarò, bella Ballarò. La nostra Ballarò. Ogni anno i turisti vengono qua e arrestano. E la consiglierebbe visitarla, cioè come un turista? Sì. E non succede mai niente a Ballarò. La gente può non venire. E non è mai successo niente. E non succederà mai niente. Non è che ci sono negri, essere comunità. Non succederà niente. D'accordo. Va bene, grazie. È la nostra casa. La nostra mamma Ballarò. E la guardiamo. Da 35 anni. Ciao. Come ti trovi, insomma, l'atmosfera? Bellissimo, il mercato, la cucineria, la frutta. Tutto bellissimo. Tutto bellissimo. Tanti colori. Tanti colori. Tu che lavori da tanto tempo qua, sì. qual è quello che tu pensi che questo mercato diventerà nel futuro? Noi speriamo, nei ragazzi che ci lavoriamo, speriamo che diventerà sempre più bello e sempre più una cosa storica, sempre centro storico, eccetera. Caratteristica. È perfetto già così. Sì, così non si deve toccare, perché è una cosa bellissima, il pesce, la frutta, la verdura, tutto. È tutto bellissimo. Sì. Prego, ciao, una buona giornata. Siamo qua per chiedere alle persone che stanno in alto di rispettare noi, di rispettare il nostro pianeta e di rispettare soprattutto i patti che fanno. Perché noi entro 11 anni, 15, quanti sono, moriremo se queste persone non ci rispettano. Loro inseguono anche gli adulti, che qui dobbiamo veramente muoverci, sennò facciamo tutti una brutta fine. Siamo tutti uniti per un'unica ragione, salvare l'ambiente, perché noi ci teniamo molto al nostro futuro.